Serie A presents Serie A Tim. Per la nuova stagione? Noi sì, e non vediamo l'ora che si cominci. Chissà se sono pronte anche le squadre che scenderanno oggi in campo. Sia come sia, da oggi si riparte. Ai tifosi queste settimane senza grande calcio devono essere sembrate un'eternità. E lo stesso è sembrato anche a noi, caro Luca. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Nuove speranze, nuove facce, sempre lo stesso gioco. Quale? Ma certo, il gioco più bello del mondo. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Si riparte con le squadre tutte a zero punti. La posizione in cui hanno concluso la passata stagione è irrilevante, oggi come ogni volta. Fabio, questo campionato è come il vino, migliora con il tempo. Ogni anno sembra portare nuovi talenti, più qualità, uno spettacolo migliore, in generale più introiti per tutte le parti coinvolte. Logico che l'attesa per l'inizio di stagione diventi sempre più spasmodica. E si comincia! Una partita molto attesa sia dai media che dagli appassionati. Anche perché in panchina c'è un volto nuovo. Che ne pensi di questo avvicendamento? Beh, credo fosse un cambio voluto da tutto l'ambiente. Ho avuto modo di parlare con qualche tifoso e sembrano tutti molto fiduciosi. È bello esordire con questo entusiasmo intorno. Milik! Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Non sono stati in grado di fermarlo ed è riuscito a sfondare proprio centralmente. Di certo non si perdonerà di aver sbagliato. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento. Va al tiro! Che salvataggio da parte del portiere! Pulgar. C'è il tiro da lontano. Ospina dice di no! Ha messo alla prova il portiere! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Può metterla in mezzo. Traversone di riva di testa. Parata notevole, non era facile. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Stanno giocando abbastanza bene. Finora ho visto bei movimenti e un buon possesso palla. È mancato forse un po' di cinismo nello sfruttare le numerose occasioni avute finora. Qualche aggiustamento dovrebbe bastare a risolvere il problema. Io credo che sapranno cambiare la situazione nella seconda metà della gara.
Può provare. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Può crossare. Pallone dentro. E va... E il palo salva il portiere! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. C'era movimento in panchina. Finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Mertens. Bella palla. Prova il tiro! Conclusione sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Ottimo dribbling. Scatta verso il pallone. Può tentare la conclusione. Aveva spazio davanti alla porta, grande occasione fallita. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. E l'arbitro dice che può bastare. E conquistano dunque il primo punto della stagione. È chiaro che magari si aspettassero di più dalla partita di oggi, però questo non è un risultato da buttare. Invece, la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Beh, veramente un pareggio senza infamia e senza lode. Alla prima di campionato si può capire, però. Nelle prossime partite avremo modo di scoprire il vero valore di queste due squadre. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Ricambio ringraziamenti. Risultati e classifica della giornata. Sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. La Fiorentina ha dovuto accontentarsi di un solo punto nella prima partita. Vediamo cosa riuscirà a fare oggi. È attento e allontana senza problemi. Ribéry! Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile per... Babacar! Ha provato a tirare subito, ma non ha trovato la rete. Babacar è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà, però, significa correre un rischio enorme. Pulgar. È un'occasione. Il portiere si oppone. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Nessun gol ancora, 0-0,
Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione. Prova a spingere sulla sinistra. Enrique ha spazio per Cimè. Grande parata sulla palla insidiosa. Si libera della palla ed evita complicazioni. Babacar. Ecco la Padula. Babacar. Palla filtrante per la Padula. Babacar. Contropiede troppo lento, non hanno saputo concretizzare. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Spazza via senza fronzoli. Può concludere. Bel tentativo, peccato non va. Ha colpito benissimo la palla. Il portiere però è stato attento. Prova a fare tutto da solo. Prova il tiro. Tiro davvero da dimenticare. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Cross in arrivo. Grande occasione. La toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Prova a giocarla in profondità. E trova bene il compagno. Pericolo in area. Attenti al tiro. E c'è! È dentro! Finisce così, dunque, stretta di mano tra i due allenatori e tutti sotto la doccia. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. La Fiorentina non ha mai perso di vista l'obiettivo e alla fine il premio è arrivato. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare. È finito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Risultati e classifica della giornata. Diamo un'occhiata alle statistiche dei giocatori.